Il cuore di Otranto è un misto di panorami mozzafiato sul mare e di un centro storico che conserva ancora scorci autentici del passato. Una fitta rete di stradine sulle quali si affacciano casette in stile mediterraneo decorate da balconi fioriti. È facile incontrare costruzioni antiche risalenti a varie epoche, ricche di straordinario fascino. Dall'entroterra si è accolti da Porta Alfonsina, imponente passaggio nella spessa cortina difensiva aragonese. Percorrendo a piedi Corso Garibaldi, ci si immerge in un universo pittoresco e magico allo stesso tempo, dominato dalla torre dell'orologio che reca lo stemma della città otrantina. Nei ruderi dell'antica chiesa dell'Immacolata si erge Porta a Mare, antico accesso urbano che conduce alle banchine del porto. Spingendosi nella parte più antica del borgo, si accede al bastione dei Pelasgi, con il suo incantevole affaccio paesaggistico sulla baia di Otranto. I panorami offerti dal centro storico sono di incantevole bellezza. Molti illustri personaggi della cultura europea e italiana rimasero affascinati dai colori di questa città. Tra questi Carmelo Bene scelse la sua dimora tra le viuzze di Otranto. In ricordo del grande attore salentino, la comunità otrantina ha voluto dedicargli un museo oggi in fase di ultimazione, con lo scopo di conservare e promuovere l'opera dell'artista. Nel cuore delle stradine del borgo appare nella sua bellezza la chiesa di San Pietro, monumento rappresentativo dell'arte e dell'architettura bizantina pugliese, risalente ai secoli VIII e IX. Le sue austere forme arcaiche sono decorate all'interno da straordinari cicli di affreschi medievali, retaggio della cultura artistica italo-greca. Il centro storico di Otranto è fonte di bellezza genuina, in grado ancora oggi di sorprendere e meravigliare nonostante i suoi numerosi secoli d'età.